Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. La scorsa settimana vi ho postato sul nostro profilo Instagram la tattica geniale dell'utente Draven11 per contrastare il tipico specchio nero di mira utile a difendere rimessa motoslitte nella mappa chalet. Lo spot vi è piaciuto tantissimo e vi ho visto super interessati nei commenti, quindi ho deciso di dedicare questo video a quel tipo di trick. Mi sembra scontato dirlo, ma per evitare di leggere nei commenti vabbè, basta l'ADS di Jäger. Sì, il gadget del difensore tedesco blocca le granate. Grazie per l'informazione. Ovviamente in ognuno dei 5 spot che andrò a mostrarvi sarebbe l'ideale usare prima un amp di Thatcher, così da aumentare notevolmente la possibilità di ottenere una kill. Partiamo quindi proprio da chalet, sia per mostrare ai maledetti che ancora non ci seguono su Instagram di cosa stia parlando, sia per spiegarvi esattamente dove posizionarsi e dove mirare. Ovviamente con la parete ancora chiusa, altrimenti ci rimettereste la testa, prendete come punto di riferimento il lato della porta del garage che si incrocia con l'albero ed arretrate fino alla macchia scura. Dopodiché spostatevi di un passo verso sinistra. Assicuratevi di distruggere prima le vetrate, perché se non lanciata alla perfezione la granata potrebbe rimbalzare e tornare indietro. Credo che da lì non vi convenga proprio rischiare. Piazzate il mirino al centro della trave orizzontale più scura e tirate la nade. La prima servirà a distruggere il pavimento, mentre la seconda a farvi urlare Kobe. Ovviamente nella clip io ho attivato il drone per mostrarvi la traiettoria da un'altra prospettiva, ma il consiglio è quello di non far passare troppo tempo tra una granata e l'altra, così da evitare che mira si sposti. Passiamo al secondo spot di questo video, ideato da niente popò di meno che me e Marco. Siamo nella mappa costa e stavolta andremo a far fuori l'operatore, ma tendenzialmente mira, posizionato dietro al muro che divide le due bombe quando si va a difendere il site di cucina. Anche in questo caso il tempismo giusto e soprattutto un amp di Thatcher possono fare la differenza. Una volta sulla terrazza a nord, bisogna posizionarsi con le spalle a toccare il muretto, in linea con la terza fila di mattonelle. Puntate leggermente più a sinistra dell'angolo del mobile di corridoio rosso e spostate la croce bianca della mira in modo che la parte più bassa del trattino superiore vada a combaciare con la seconda piega di quella sorta di tendone. Il gioco è fatto, la prima nade aprirà alcuni varchi sul pavimento e la seconda punterà direttamente al vostro bersaglio. Poteva mai mancare la mappa preferita da tutti? Ovviamente no. Sapete quanto ci tengo a dare i credits ai creatori di trick, spot particolari e simili, ma in questo caso sono in difficoltà. Sono abbastanza sicuro di aver visto di sfuggita qualcosa del genere alcune settimane fa, forse in una clip di Messi J o forse in Pro League, ma non ne sono certo. In tutti i casi però questo posizionamento l'abbiamo testato noi più e più volte prima di riuscirci alla perfezione, quindi andrò a spiegarvi con precisione come fare, a modo nostro, per contrastare il tipico specchio nero nel vano rifornimenti del site di lavanderia. Dopo aver distrutto il pavimento vicino alla poltrona di camera matrimoniale e soprattutto dopo che il breacher di turno sia riuscito ad aprire la botola principale, posizionatevi col fianco destro a ridosso del letto, all'altezza del punto medio tra la cornice del quadro bianco e il comò. State inginocchiati e mirate esattamente verso il punto mostrato in video, dove il tratto centrale del fiore disegnato nella mattonella incrocia la struttura in metallo della botola. Il rimbalzo della granata al di sopra dell'armadietto è quasi sempre lo stesso, però in alcuni casi la nade si è infilata tra le due superfici del muro e in altri è passata direttamente. Per essere certi del risultato però, dato che molti player non aprono affatto il buco sul lato dello specchio, anche in questo caso è consigliato l'utilizzo della doppia granata, la prima per aprire un varco, la seconda per la kill. Per
Per questo spot invece so perfettamente chi ringraziare. Il canale The Dangleberries è sempre ricco di contenuti interessanti su Rainbow Six e vi invito ad iscrivervi, soprattutto se masticate un po' di inglese. Trovate il link in descrizione. Siamo in Clubhouse e dal rework di questa mappa lo specchio di mira su scala est è diventato un punto cardine della difesa a distanza del bottino. Normalmente è anche circondato da DS Jäger, quindi Thatcher dovrebbe fare prima un po' di pulizia anche dal tetto. In questo caso è consigliato Buck più che Sledge, semplicemente per poter aprire in maniera più rapida il foro che vi ho mostrato nella clip, al di sopra della porta interna di garage. Una volta fatto ciò, o magari prima, così da sorprendere l'avversario, posizionatevi al centro del gradino superiore e appena possibile mirate attraverso le grate, nel punto in cui la parete del piano superiore incontra il soffitto. Stavolta vi basterà una sola granata, magari lanciata dopo uno o due secondi dall'innesco. Nuova mappa, nuovo vetro di mira, nuovo lancio spettacolare e ancora una volta, permettetemelo, totalmente di nostra invenzione. Siamo in Café Dostoevsky perché in tanti ci avete chiesto più guide e più spot dedicati a questa mappa, quindi mi ci sono messo d'impegno. La tipica tattica del doppio specchio di mira in museo ferroviario è quasi sempre un grosso problema, soprattutto perché la difesa si posiziona su entrambi i piani. Noi quindi andremo ad indebolirla senza nemmeno entrare nell'edificio. Salite sul tetto della panetteria ed assicuratevi che la finestra di sala pompa miniera sia ancora chiusa. Aprite invece quella di Lounge Sigari e posizionatevi davanti all'estremità del condotto di aereazione. Scavalcatelo e non spostatevi nemmeno di un centimetro. Il punto preciso a cui mirare è abbastanza complicato, quindi ve lo mostro a rallenti. Fate in modo che il trattino destro della croce combaci con l'angolo della cornice bianca della finestra. Prendete la granata e sollevate la mira in modo che l'archetto inferiore tocchi giusto un po' la parte superiore della cornice. Quello è esattamente il momento in cui rilasciare la nade. La prima andrà ad aprire la voragine, mentre la seconda servirà a far fuori mira o qualsiasi difensore che si trovi a passare in quello che è un punto molto trafficato, soprattutto all'inizio del round. Come avrete sicuramente capito, abbiamo lavorato davvero parecchio a questo video, quindi vi chiedo di dimostrare tutto il supporto possibile distruggendo il tasto dei like e soprattutto condividendolo ovunque. Ricordatevi di passare dalla descrizione, lo fate in pochissimi. Lì trovate tutti i link dei nostri social e anche dei profili personali di Instagram. Nel frattempo vi lascio a questa vergognosa battaglia tra me e Marco e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.